Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati qui su Bricknauz. Io sono Simone e ogni settimana vi racconto le news e i rumors provenienti dal mondo Lego. Oggi parliamo delle novità introdotte con l'ultimo aggiornamento del BrickLink Designer Program. E adesso sigla. 42. Che cosa è successo nella giornata fra ieri e oggi? Facciamo un piccolo recap. Il 1° di luglio partiva il primo round del nuovo BrickLink Designer Program, l'erede dell'AFOL Designer Program che abbiamo conosciuto e visto nel 2019. E che ha subito un po' di rimodulazioni perché in questa nuova forma i progetti che sono stati messi in crowdfunding non sono progetti nati dal nulla, lì per lì, dai progettisti, ma sono vecchi progetti Lego Ideas che, o anche Lego Clouseau addirittura, che erano stati scartati e sono stati ritirati fuori, rivalutati per essere messi in vendita come progetti in crowdfunding. Dopo quindi i primi annunci di inizio anno e un aggiornamento in corso d'opera delle regole intorno a maggio circa, che hanno visto la nascita dei tre round famosi, quindi quello di luglio, un round di settembre e uno di novembre, è arrivato finalmente il 1° di luglio e che cosa è successo? È successo un po' il disastro. Siamo un po' abituati con i siti Lego a questi piccoli disastri, ma questo in realtà non ce lo aspettavamo, ma è successo. Che cosa è successo esattamente? C'erano 7 progetti, non 8 progetti in ballottaggio, perché il progetto di Mountain View, dell'osservatorio di Mountain View, è stato rimandato a causa di difficoltà costruttive, quindi lo vedremo in un prossimo round. Quindi i progetti erano 7, ma la regola e il funzionamento era esattamente lo stesso, ovvero i primi 5 che avessero raggiunto i 3.000 preordini avrebbero vinto questo primo round. Vincere il primo round cosa significa? Significa che i primi 5 progetti, a superare appunto i 3.000 sarebbero stati prodotti fisicamente come scatole di montaggio e spedite a chi aveva fatto il preordine, fino ad un massimo però di 5.000 pezzi per progetto. I progetti in questione erano il Castle in the Forest, quello ovviamente più richiesto, la nave da pesca, il Great Boat Ship, e avevamo il Kakapo, avevamo l'acceleratore di particelle di Jason Alleman assieme al Pursuit of Light, sempre di Jason Alleman, e la cassaforte dello sceriffo, e l'omaggio, il tributo Bionicle Legend. Questi erano i 7 progetti. I primi 5 a passare i 3.000 voti sono stati i Castle in the Forest, la nave da pesca, Pursuit of Light, la cassaforte dello sceriffo e il Kakapo. Restavano quindi esclusi Bionicle e l'acceleratore di particelle. Il disastro però, diciamo così, quando c'è stato? C'è stato nel momento in cui il sito è andato in crash, subito alla partenza alle 5 del pomeriggio del 1° di luglio, è andato in crash, e quando si sono riaperti un po' tutti i canali comunicativi, il castello era praticamente già sold out in soli 20 minuti, subito dopo a seguire anche la nave da pesca è andata in sold out e via via dicendo sono andati tutti quanti sold out, quindi hanno raggiunto tutti i primi 5, i 5.000 preordini, tranne il Kakapo che è arrivato un po' lungo, per ovvi motivi immaginiamo, però alla fine sono andati tutti in sold out. BrickLink aveva dato una tempistica di 40 giorni per raggiungere la cifra dei 5.000 e questi 40 giorni non sono stati necessari, nel senso che dopo neanche solo un paio di giorni erano già tutti sold out. Ci sono state ovviamente le lamentele che sono state accolte da BrickLink, e quindi BrickLink e Lego hanno deciso di aggiornare, di dare un aggiornamento durante questa settimana alla situazione appunto del progetto, del programma. E oggi finalmente è arrivata il fatidico aggiornamento. Aggiornamento che però è stato un po' così, un po' controverso, diciamo, perché hanno dichiarato alcune cose che non sapevamo, che non ci aspettavamo di sentire, di leggere, e altre soluzioni che sono state un po' così, non proprio piacevoli. La prima di tutte è che il primo aggiornamento è che i preordini si riapriranno dal 3 di agosto. Non sappiamo ancora l'orario,
orario, supponiamo sempre le 5 del pomeriggio, ma si riapriranno i preordini solo per i progetti che hanno già vinto questo primo round. Quindi scordatevi Bionicle Legend e l'acceleratore di particelle, che comunque dovrebbero uscire come istruzioni acquistabili sull'applicazione per smartphone delle istruzioni Lego. E fin qui una buona notizia, tutto sommato. La vera brutta notizia è il fatto che, a causa di un non ben precisato bug durante la prima sessione di crowdfunding del primo di luglio, pare che il castello avesse addirittura raggiunto i 10.000 preordini e quindi non si fosse fermato ai 5.000 andando in sold out, ma per un qualche motivo sia stato possibile ordinarne 10.000. E visto che questo preordine si riaprirà il 3 di agosto portando il limite a 10.000, e visto che il castello già i 10.000 li aveva raggiunti e tecnicamente, se non ci fosse stato questo aggiornamento, i secondi 5.000 sarebbero stati cancellati come ordine, Bricklink abbiamo pensato di fare cosa gradita, dichiarando che non cancelleranno questi secondi 5.000 preordini, ma saranno spediti e consegnati tutti i 10.000 ordini. Questo cosa significa? Si traduce in: il castello comunque dal 3 di agosto non sarà assolutamente preordinabile, per cui alla fine i progetti preordinabili saranno solo 4. Il Cacapo, Pursuit of Flight, la Cassaforte dello Sceriffo e la Nave da Pesca. E questo ha fatto storcere parecchio tanto il naso un po' a tutti quanti, perché ci si aspettava di poter perlomeno preordinare questo castello che, come si sono accorti poi anche i responsabili di Bricklink e Lego, sono stati acquistati fondamentalmente da dei reseller che poi li rivenderanno al mercato secondario a prezzi gonfiati. E infatti un'altra delle novità di questo aggiornamento è che dal prossimo giro, dal prossimo preordine e poi dai round successivi, si potrà ordinare solo e semplicemente un set a testa. Cosa che secondo noi sembrava ovvia e scontata anche nel primo round, all'inizio del primo round. Perché fare ordinare 5 set a testa? Chi è che compra 5 set uguali dello stesso progetto, se non un reseller che vuole rivenderlo a prezzo gonfiato, soprattutto quando le quantità sono così limitate? E hanno risposto anche a questa domanda, in realtà. Perché le quantità erano così limitate, 5.000? E effettivamente hanno dichiarato di aver sottostimato questo limite. Perché lo hanno sottostimato? Perché durante l'Apple Designer Program nel 2019, quindi in memoria di quell'esperienza lì, durante quel programma il limite per i 13 set che passarono poi la fase di crowdfunding era di 2.500 totali. Ogni set poteva essere preordinato fino a un massimo di 2.500 e alcuni di questi set non raggiunsero i 2.500 pezzi preordinati. Ora però c'è un piccolo distinguo da fare. Là, nell'Afro Design Program, parliamo di progetti creati ad hoc, in velocità, in pochi mesi, fatti, diciamo così, un po' all'ultimo minuto e che la gente non aveva mai visto. E tutto sommato, diciamocelo, non erano nemmeno questo splendore di set, erano carini, ok, ma di certo non da farci chissà quale tipo di reselling. Qui parliamo invece di progetti Lego Ideas che quindi avevano già raggiunto teoricamente i 10.000 voti durante le sessioni di Lego Ideas e quindi teoricamente sulla carta 10.000 li avrebbero, per ogni progetto li avrebbero sicuramente venduti, se non erano 10.000 erano poco meno. Comunque progetti che la gente conosceva, che la gente apprezzava, che la gente aveva votato, per cui 5.000 ci è sembrato fin da subito una quantità troppo poco limitata, assolutamente. E infatti ne abbiamo avuto la prova che, in quanto in neanche 2 giorni sono andati tutti sold out, addirittura il castello è stato preso d'assalto letteralmente fino ad arrivare a trovare un bug per farlo arrivare a 10.000 preordini. Per cui riassumiamo un po' che cosa accadrà dal 3 di agosto. Il 3 di agosto si riapriranno i preordini solo per la Nave da Pesca, la Cassaforte dello Sceriffo, il Cacapo e Pursuit of Flight. Si arriverà, sarà possibile arrivare a 10.000 questa volta set preordinati, uno a testa, che anche qui uno a testa è un po' ambiguo, uno per account probabilmente, quindi forse i reseller un modo per ordinarne di più lo troveranno sicuramente. Quindi un set a testa comunque, e tutto questo giochino che cosa ha comportato? Ha comportato poi che la spedizione dei set di questo primo round slitterà avanti ovviamente
ma poco cambia, e slitteranno avanti anche i prossimi due round, quindi quello di settembre e quello di novembre andranno avanti, saranno posticipati, non si sa ovviamente ancora a quando. Cosa importante però è che questi due ultimi round avranno le stesse regole di questo aggiornamento, quindi limite a 10.000 per progetto e limite di un progetto a testa acquistabile, preordinabile. Insomma, Lego e Bricklink di nuovo ci hanno messo un po' il loro zampino a livello di internet, diciamo così, e hanno pasticciato un po' anche con questo sito che funzionato, non ha funzionato, che si è intasato subito, e anche qui subito si sono dichiarati colpevoli. Speriamo quindi che sia il 3 di agosto che per i prossimi due round avranno sicuramente, me lo auguro per loro, potenziato i loro server per riuscire ad ospitare una capacità di traffico ben superiore. Quindi con gli aggiornamenti ora per il Bricklink Designer Program ci riaggiorniamo per in vicinanza del 3 di agosto, e questo è tutto. Mi raccomando, se ti è piaciuto il video, un bel like qui sotto e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato su tutte le news del mondo Lego e su tutti i vari rumors che circolano attorno a questo mondo. Noi ci vediamo alla prossima news. Ciao a tutti!